Allora, questo è il trucco di oggi. È un semi-smoky, non è un vero e proprio smoky. Allora, come lo posso fare? Ecco. Vedete, è tendente al rosa, cioè il colore predominante è un rosa, un rossiccio. Vabbè, è una sorta di rosa. Sulle labbra ho messo un rossetto molto scuro e ho utilizzato come palette questa qui della Kiko, che è della collezione limitata Chic Chalet. Ho voluto fare questo trucco per tutte le persone che so che non l'hanno acquistata questa collezione, non hanno acquistato nulla, perché la Kiko sta diventando davvero molto cara e hanno pensato di acquistarla magari in saldi. Quindi ho detto, vabbè, non ho fatto un tutorial appena uscita la collezione, e quindi ho detto, vabbè, facciamolo adesso per tutte le ragazze che magari vogliono acquistarla. Quindi vi dico che mi piace da morire, mi è piaciuta tutta la collezione, ma questa palette in particolare perché ha riflessi molto tendenti al rosa, quindi è molto particolare, perlata e davvero molto bella. Sono ombretti cotti, quindi sono, vedete, questi bombati, e vanno applicati bagnati. Io li ho applicati asciutti comunque, perché comunque, non lo so, scrivono tantissimo. Poi tutto il resto, vabbè, ve lo dirò nel video, il video sarà parlato questa volta. E niente ragazze, se avete consigli fatemi sapere, e un bacio a tutte e buon tutorial! Applico il primer della Too Faced, questo qui che è satinato, su tutta la palpebra mobile e anche su quella fissa. Adesso prendo una matita nera e la vado a mettere dalla metà parte dell'occhio, dall'esterno fino all'interno, un po' più, diciamo, oltre la metà. Adesso vado con il polpastrello a sfumare. Adesso prendo un matitone bianco, questo è il Milk della NYX, e lo vado a mettere su tutta la prima parte della palpebra mobile e anche un po' poco qua sotto. Prendo un altro dito, non questo qua che è ancora zozzo, e vado a sfumare anche il bianco. Questi capelli non sono invitati. Da questa palettina vado a prendere questo colore qui, che è un... è un, diciamo, rosato. Definire come colore, e lo vado a prendere con un pennellino piatto, questo è un pennellino, vedete, così, e lo vado a mettere su tutta la parte dove ho messo la matita nera, e prendo un bel po' di prodotto e vado a picchiettare, ma nello stesso tempo vado anche un po' a sfumarlo. Comunque vedete che è più facile che... Ok, dopo aver ottenuto questo risultato che è praticamente una macchia, adesso prendo questo viola più scuro con dei micro glitterini violacei, lo vado a mettere solo nella parte finale dell'occhio. Vado a prendere di punta così e lo metto anche da questa parte qui, vedete, proprio nell'angolo.
per intensificare. Ecco qua. Adesso diciamo siamo pronte. No, sto scherzando. Dobbiamo sfumare per bene e utilizzo un vero e proprio pennellino a sfumatura. Questo è il 217 di MAC che si sta cancellando e sfumerò dall'esterno verso l'interno senza arrivare ovviamente in questa parte dove abbiamo messo il bianco. Ok, adesso vado a prendere un altro pennellino da sfumatura, non è lo stesso, e questo è della Sigma Le 25 e vado ad addolcire un po' ancora di più i bordi, quindi con un pennellino pulito in modo che non mi porto il disegno, diciamo, il colore un po' ovunque. Pennellino angolare come questo, vado a prendere il colore questo qui che abbiamo utilizzato, diciamo di più, dov'è questo, e lo vado a mettere dalla fine dell'occhio, me lo vado a portare fino a questo punto. Adesso vado ad utilizzare l'SP018 della Cubo Beauty, che è un pennellino che mi sta piacendo davvero parecchio e vedete è fatto in questo modo, è un jolly. Cioè io lo sto adorando perché lo utilizzo sia nei punti più piccoli come questo qui che andremo a usare, sia nell'arcata sopraccigliare, sia come lo uso anche per i correttori, quindi cioè, mi piace davvero parecchio. E vado a prendere da questa palette questo colore qui. Lo vado a mettere nella prima parte dell'occhio. E che faccio a questo punto? Vado a tirare sempre, vado a sfumare dalla prima parte dell'occhio alla fine. Quindi faccio sempre questo movimento, non lo faccio al contrario perché sennò mi ritrovo il colore più scuro sul colore più chiaro. Quindi dal colore più chiaro al colore più scuro. Vado a prendere il colore ancora più chiaro, che è questo qui, sempre con lo stesso pennellino, il mio jolly, e lo vado a mettere qui per illuminare, qui dove avevo messo comunque la matita bianca ed infine sotto l'arcata sopraccigliare, sfumando un po' con il colore più scuro. Adesso, sempre con il Jumbo Pencil della NYX, vado a mettere la matita bianca all'interno dell'occhio. Allora, io ero partita che volevo mettere la matita più scura, però ho l'occhio che oggi tende a diventare rosso, questo qui specialmente, e quindi vado a mettere una matita bianca. Adesso vado a prendere questo mascara che è della Roche-Posay. E lo vado a mettere sia sopra che sotto. Ma perché mi gnacco sempre? Madonna mia! Ok, questi sono gli occhi finiti. Vedete, è un semi smoky. Guance, vado ad applicare questo blush in liquido che è sempre della Kiko. Allora, per
Premetto una cosa, questo blush l'ho bocciato un po' di tempo fa, ma semplicemente perché non avevo ben capito come si applicasse. E invece di spalmarlo va picchiettato, quindi ne basta davvero pochissimo. Cioè, così ne va bene per entrambe le guance. Quindi vado così. Vedete? Sembro un manga. E vado a picchiettarlo. Allora, per quanto riguarda le labbra, io andrò a applicare un rossetto abbastanza scuro e siccome non ho una matita molto scura, si è caduta la punta. Cioè, mentre parlo si cadono le cose. Siccome non ho una matita labbra molto scura, ma ho bisogno comunque di una linea guida, vado a utilizzare una matita fucsia ben appuntita, che comunque dopo copriremo con il rossetto. A me serve solo per dare una linea alle labbra perché sennò esce tutto fuori. Questo è il look finito, spero vi sia piaciuto, se avete consigli fatemi sapere, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!